Partiamo dall'inizio, e cioè che parlare di Jack and Dexter per me è difficile. Ma proprio difficile, nel senso che non riesco a mettere in ordine i pensieri e a dare un filo logico a tutto. Quando parlo di Jack vengo pervaso dal caos, come se tutto quello che volessi dire piovesse dal nulla nel mio cervello, rendendo inutile ogni tentativo di fare ordine. Figuriamoci doversi imbarcare nell'impresa titanica di mettersi ad analizzare i propri sentimenti per descrivere le emozioni che questo gioco riesce a farmi provare, ed oltre a questo elaborare pensieri che vadano oltre l'emotività, analizzando il gioco al netto della nostalgia e dei ricordi. Jack è un gioco che adoro con tutto il cuore, un gioco che mi ha segnato, a cui ho incollato una quantità di ricordi forse senza pari tra tutti i giochi che ho giocato. Questo Zero Play andava fatto, sapevo che dovevo farlo e continuare a rimandarlo per non affrontarlo non era decisamente una buona idea. Quindi è giunto il momento di parlarne, Jack and Dexter The Precursor Legacy, ma per farlo credo che sia necessaria un'introduzione adeguata. Ho passato la vita giocando a Jack and Dexter. Perché mi piace tanto Jack and Dexter? Perché Jack ha colpito così a fondo la mia coscienza da farmelo considerare il mio gioco preferito? Come è riuscito a infondermi quelle sensazioni e perché non se ne sono ancora andate? Ok, basta perché sono ridicolo. La verità è che sono un fottuto nostalgico e neanche Samus riuscirebbe a trovare migliori spiegazioni nemmeno chiedendo a tutte le piante e ai sassi di tutto il pianeta. Sono fatto così, mi affeziono alle cose e tendo a dare un valore smisurato al passato, e questo mi rende difficilissimo vivere nel presente. Ho giocato Jack and Dexter per la prima volta nel 2002 e non ci volle molto perché spazzasse via tutto quello che potessi pensare di positivo del mio primo gioco PS2, Crash Bandicoot L'Ira di Cortex, di cui ho fatto un altro Zero Play, ma vabbè. Jack and Dexter era semplicemente fantastico. Tutti i miei ricordi dei primi momenti con questo gioco sono costellati da memorie di un mettere di cenne che rimane incantato davanti ai colori, alle battute e a quel mondo così vivo e fantastico che i Naughty Dog avevano creato. Questo gioco è senza alcun dubbio il mio preferito, tanto radicato in me da avermi probabilmente condizionato in qualche modo l'esistenza, il modo di pensare, il gusto e lo stile. Non riesco a non sciogliermi pensando a quei colori, a quelle casette tonde, alla spiaggia, con quel pellicano di merda, alla foresta proibita, allo humor, all'aria tipica e giocosa di tutto questo gioco fantastico. Jack and Dexter nasce con la fine del nostro amatissimo coso arancione, Crash Bandicoot. Finita l'era di Crash su PS1, tutti iniziano a chiedersi se la PS2 sarà potente abbastanza da permettere di superare tutti quegli ostacoli e restrizioni che finora avevano caratterizzato ogni gioco. La prerogativa era assolutamente svincolare i livelli dalla tipica struttura corridoi e tentare di realizzare mondi esplorabili completamente tridimensionali, qualcosa che era già stato realizzato con Mario 64 e Cospiro, ma nonostante il free roaming, questi due giochi erano comunque suddivisi in mondi centrali e con livelli separati da raggiungere con dei portali. L'ambizione di Naughty Dog era quindi mostruosa: creare un mondo unico, senza nessuna soluzione di continuità tra i livelli e senza nessun noioso caricamento. Lo sviluppo di Jack and Dexter inizia nel gennaio 1999 per mano di Andy Gavin, mentre tutta la Naughty Dog stava mettendo insieme Crash Team Racing. Il buon Gavin, e stiamo parlando di un mostro dell'informatica, un genio che, vabbè, ora vi spiego, passò 20 mesi chiuso con altre poche persone a sviluppare un suo personalissimo linguaggio di programmazione con cui sviluppare il gioco, il GOL, acronimo di Game Oriented Assembly Lisp, una variante personalizzata del Lisp, un linguaggio non molto diffuso e di cui francamente non so dirvi nulla in quanto non ci capisco un cazzo. Le mie conoscenze di programmazione infatti si fermano a questo. Quindi nel caso cercate su Google e fate una cultura, perché comunque trova. Come se non bastasse, Andy e il suo team realizzarono 10 motori di rendering, motori fisici, sistemi per le animazioni e il cuore pulsante di tutto il mondo di gioco, lo streaming continuo dei dati da DVD, un sistema rivoluzionario per evitare i lunghi caricamenti assolutamente mai visto prima, di cui Andy Gavin detiene addirittura il brevetto. Il risultato, come sappiamo, è incredibile: il gioco si avvia quasi istantaneamente e non c'è mai la minima traccia di attesa o di caricamenti prima di iniziare a giocare. Il passaggio a PlayStation 2 fece emergere numerose difficoltà date da un'architettura estremamente più avanzata e complessa rispetto alla prima PlayStation, e presto le speranze di poter continuare a pubblicare un gioco all'anno come successo fino ad allora furono abbandonate. Jack and Dexter sarebbe stato un progetto da almeno 2 anni, ma nel frattempo Naughty Dog viene venduta a Sony. Questo riesce a garantirgli un budget ben più massiccio e la possibilità di allargare il team, oltre a liberare lo studio dai problemi amministrativi di cui deve occuparsi un'azienda indipendente. Nonostante tutto, lo sviluppo procede a rilento e dopo 2 anni ancora niente sembrava funzionare. Ulteriori difficoltà emersero col desiderio di raccontare una storia più approfondita, e nel 2001 arriva un'altra rivoluzione nello sviluppo di Jack: sequenze cinematografiche in
tempo reale. Per Naughty Dog è una fase di transizione dallo stile schematico dei videogiochi verso un più definito uso di tecniche di regia. Questa transizione è ben evidente nell'uso incostante di questi due approcci nelle varie cutscene del gioco. I filmati infatti presentano una mescolanza tra sequenze con movimenti di camera e un linguaggio più cinematografico ed altre più statiche schematiche, dove il personaggio guarda in camera verso di noi. Questo perché il team era composto sia da animatori vecchia scuola che da nuovi animatori appena assunti provenienti da studi di animazione. Il gioco venne rimandato di qualche settimana rispetto alla sua uscita annunciata e lo sviluppo in quel periodo fu asfissiante, ma in piena cultura Naughty Dog non avrebbero consegnato il gioco finché non fossero soddisfatti del risultato. Proprio come fanno tutti, vero? Citando le parole del co-presidente Christophe Balestra, nel risultato finale qualche settimana in più fa un'enorme differenza. Sarebbe stato un peccato non essere riusciti a ripulire il gioco. Mentre chiunque si dimenticherà che siamo in ritardo, 5 settimane in 3 anni non sono così tanto. Ma se vendiamo un gioco che non è buono, rimarrà così per sempre. È questo la vita, è questa la spiegazione della vita. Ma potete trovare queste e altre interessantissime cose sullo sviluppo di Naughty Dog in un lunghissimo e fantastico articolo di IGN, come cavolo si dice, non lo so, che racconta nel dettaglio un sacco di aneddoti sulla storia dello studio. Trovate il link in descrizione sotto questo video. Jak and Daxter nasce come evidente evoluzione di Crash Bandicoot, da cui eredita il tono e i colori vibranti. Tutto ricorda Crash, lo stile è molto vicino, quasi parallelo, da far immaginare che Jak e Crash in realtà coesistano sullo stesso pianeta, pieno di animali strani, natura incontaminata ed esotici ambienti squadrati. Nella creazione dei personaggi scelsero di mescolare fra loro molte culture da tutto il mondo. Per questo Jak è chiaramente una via di mezzo fra i cartoni occidentali e lo stile manga. Il nome Jak senza la C, maledetti senza la C, viene inoltre dal Sudafrica. Jak e Daxter sono due amici che finiscono sulla cupissima isola della nebbia, dove Daxter, un tempo umanoide proprio come Jak, cade in una pozza di eco oscuro, una misteriosa merdaccia scura che non è altro che una vaga rappresentazione del male. Non si sa perché, non si sa come mai, ma Daxter ne esce trasformato in una lonnola, ovvero un incrocio tra una lontra e una donnola, un Otzel in inglese, a sua volta un incrocio fra Otter e Weasel, un essere arancione che ricorda vagamente Crash. Bene, ora vuoi continuare a ciarlare o vuoi aiutarmi a risolvere questo casino? Tutta la storia ruota attorno al problema di far ritornare umano Daxter, e per farlo i due partiranno per un viaggio alla ricerca di Gol Acheron il saggio. Ma Gol vive nel lontano nord, lontanissimo nord, nessuno gli parla ormai da anni. Ad aiutarlo nell'impresa ci saranno Samus, il saggio dell'eco verde, e Kira, che solo in questo gioco viene chiamata Kiera per qualche motivo sconosciuto. Come possiamo capire da questa breve introduzione, la trama non è certo la più complessa del mondo, ma quel che fa veramente la differenza è il come viene raccontata, non più attraverso dialoghi didascalici, ma con un vero linguaggio cinematografico, che include regia, movimenti di camera e dialoghi, tra l'altro molto ricchi di humor. Daxter costituisce la spalla comica, contrapponendosi alla figura di Jak, l'eroe, che invece è muto e non si esprime mai se non con qualche vaga espressione. Questa scelta, detta di Jason Rubin, avrebbe garantito un'immedesimazione più facile da parte del giocatore, sentendosi di più nei panni del protagonista senza essere condizionato dai suoi pensieri prestabiliti. Una scelta, quella di non parlare, che però non permette uno sviluppo della personalità e che infatti verrà abbandonata nei successivi episodi. Daxter quindi prende spesso le sue parti nei dialoghi, riempiendo i suoi silenzi e risultando un elemento fondamentale per smorzare i toni altrimenti troppo seriosi. Una giunta utile sia per la narrazione che per il gameplay. Daxter infatti, oltre a dire una grande quantità di cagate durante il gioco, è usato anche per indicarci a voce i vari obiettivi da raggiungere senza che niente appaia su schermo a distogliere l'attenzione. Il tutto con una voce che io ho adorato da sempre, quella di Daniele Demma, che oltre a fare un doppiaggio degno dell'originale, secondo me lo supera anche. Daxter è semplicemente un personaggio perfetto, o lo ami o lo odi. Io l'ho sempre trovato incredibilmente azzeccato e sicuramente l'ingrediente più importante e caratteristico di tutta la serie. Ma anche Samus è un gran bel personaggio. Saggio, severo e scontroso, che grazie a numerose discussioni e incazzamenti con Daxter riesce a far cadere lo stereotipo che altrimenti incarnerebbe. Ma la cosa più affascinante è l'aura mistica che fa da sfondo al mondo del gioco, ovvero il mistero dei Precursor, un'antica razza progenitrice che avrebbe governato il pianeta in un lontano passato, per poi scomparire lasciandosi alle spalle una terra disseminata di misteriosi reperti. Le antiche costruzioni color bronzo dei Precursor ricoprono tutto il mondo col loro stile morbido e
affusolato, in equilibrio tra il futuristico e l'antico, piena di macchinari strani, forse magici o forse no, alimentati dall'eco, l'energia vitale del mondo, che contrastano in modo meraviglioso con le capanne di legno e l'area rurale dei vari villaggi. L'assenza di spiegazioni su questo antico popolo rende l'ambientazione intrigantissima e originale, che vive di uno strano amalgama tra magia, occulto e roba steampunk. E lo sappiamo bene, dove c'è lo steampunk è tutto bello. Io voglio un mondo steampunk, porca miseria, fatelo, fatemi una console a vapore. Per alimentare il mito dei precursor e farlo sembrare ancora più reale, Naughty Dog si è pure inventato un apposito alfabeto. Ovunque sui muri delle varie costruzioni possiamo leggere queste scritte strane dal design fighissimo, che essendo in realtà non un vero e proprio alfabeto, ma più che altro un font dove ogni simbolo corrisponde ad una lettera, è possibile tradurre ogni parola scoprendo un bel po' di messaggi segreti che non sono altro che easter eggs. E qua vi devo svelare un piccolo segreto. Da piccolo mi ero talmente preso male con questa cosa dei precursor che in qualche modo mi misi a decifrare tutto l'alfabeto cercando di capire a quale simbolo corrispondessero le varie lettere procedendo per tentativi. Una volta riuscito a decodificare tutte le lettere ed essere entrato in uno stato di galvanizzazione totale, mi misi a tradurre ogni parola che trovavo. Mi sentivo fighissimo, in realtà ero solo un nerd, e chissà se qualcun altro era riuscito a decifrarlo, mi chiedevo. E soprattutto riuscii a leggere il misterioso messaggio nascosto che si trovava lungo il bordo della mappa inclusa nel gioco. E il messaggio recitava un'antica profezia dei precursor. Nel sonno antico, inviolato, senza sogni, i giganti silenziosi attendono di essere risvegliati. Profondo sarà il loro sonno e silenziose le loro voci un tempo roboanti. Fino a quando il mondo non avrà ricordi delle origini, nell'oscurità guarderanno e aspetteranno. Chi va da loro in cerca di risposte tornerà solamente con nuove domande, ma arriverà il giorno in cui questo silenzio finirà. Colui che porta la luce sveglierà le voci, insieme a lui, uno il cui fato è stato modellato nell'oscurità molto tempo fa, prima dell'inizio dei tempi. Quando la luce si sprigionerà dalla terra, inizieranno ad arrivare le risposte alle domande, ma inizieranno solamente, perché il mondo non sarà ancora pronto per apprendere la verità del suo passato e i segreti del suo. Tutto questo per poi scoprire che sul sito del gioco si poteva scaricare il font e fare tutto in automatico e basta! Ma quello che veramente amo di questo gioco è qualcosa di indefinibile. Sì, probabilmente la mia è solo nostalgia, ma effettivamente questo gioco ha qualcosa che difficilmente si trova da altre parti. Sarà l'atmosfera pacifica, il rilassamento totale che mi provoca il giocarci ogni volta senza mai venirmi a noia, oppure il fatto che i personaggi secondari siano credibili e ben caratterizzati nonostante le pochissime battute di ognuno, il tutto all'interno di un mondo che non risulta artefatto ma vivo e tangibile. A dare ancora più vita all'insieme c'è il passaggio continuo dei cicli giorno-notte. Nel giro di 20 minuti il sole si muove dinamicamente attraversando il cielo, passando dall'alba al tramonto e facendo cambiare completamente l'aspetto degli ambienti. Di notte le luci si accendono, appaiono le stelle ed è tutto fantastico e porca miseria, io non ce la faccio, muoio prima della fine del video! Il gioco non è per niente difficile, si gioca tutto d'un fiato e la sua longevità non è certo elevata, infatti il gioco dura veramente poco, a ritmo spedito si può finire veramente in una manciata di ore, e anche da piccolo la prima volta lo finì in nemmeno 3 giorni. Però non ho mai visto la sua breve durata come un difetto, ma anzi come un incentivo a rigiocarselo all'infinito. Io non so quante volte l'abbia finito, probabilmente una decina o anche di più, e nonostante gli anni a volte mi capita di rigiocarci e mi ritrovo a fissare gli ambienti e gli scorci che si possono trovare in giro, affascinato da quel mondo così vibrante e da una tecnica che nel 2001 era semplicemente assurda e che rimane ancora oggi unica e riconoscibile. Per questo Zero Play me lo sono rigiocato ancora una volta e benché la grafica inizi ad essere un po' datata e con un sacco di spigoli, rimane sempre gioiosa e piena di dettagli e colori, senza pesantezze particolari che lo facciano sentire vecchio. Il gameplay è quello solido e collaudato caratteristico dei platform, si evolve leggermente dallo standard dell'epoca, ma in pratica si salta, si doppio salta, si premono un interruttore, si rotola, si calcia, si fanno salti, è come quello di Crash. Jak and Daxter The Precursor's Legacy prende la già perfetta giocabilità di Crash 3 e la pompa al massimo, tanto che basta prendere il pad in mano per meravigliarsi ancora oggi della leggerezza e della facilità nel muovere Jak, in un gameplay che non risulta invecchiato ma anzi ancora appagante e attuale, dimostrando di essere di fatto uno dei più solidi platform mai creati. Una gran bella cosa in Jak and Daxter è l'eco, l'energia vitale del mondo. Sono delle palle di energia esistenti in vari colori, ognuno corrispondente ad un particolare potere, in grado di donare a Jak abilità speciali per un breve periodo. L'eco, oltre ad aggiungere una gran bella varietà al platform, l'ho sempre visto come una grande bella idea di fondo, che unita al mito dei precursor costituisce un background fantasy veramente affascinante, oltre a rendere Jak un eroe vero e proprio, in quanto unico in grado di assorbirlo per sfruttarne i poteri e quindi unico essere in grado di risolvere i casini.
Poi non si capisce come mai, se Jack tocca l'eco scuro muore e invece Dexter si è trasformato, non è che venga spiegato, ma vabbè, licenza poetica, ci crediamo. Nel complesso i livelli, o sarebbe meglio chiamarle zone, visto che tutto il mondo è un enorme mega livello collegato ed esplorabile a piacimento, le zone, dicevo, sono tutte completamente diverse e nessuna dà mai un senso di già visto. Ogni livello, voglio dire zona, ha la sua unica personalità. Che sia aperto, in una grotta o nel fango, o in mezzo ad antichi macchinari, la varietà è incredibile. Ed è in questi ambienti che ci ritroviamo a raccogliere globi precursor e batterie, delle strane robe energetiche indispensabili per proseguire nella storia, nel più classico dei collectathon vecchia scuola. Non mancano semplici quest secondarie molto diverse tra loro, che consistono nell'aiutare gli abitanti del mondo a fare cose che potrebbero farsi benissimo da soli, ma se no che eroi siamo? Voglio dire, per prendere una mucca a calci in culo bisogna averci un po' di palle, capito? Ad arricchire il tutto ci sono pure alcune missioni di guida con lo zoomer, un coso ad elica antigravità, o col flat flat, una specie di uccellone scornacchiante tutto azzurro, molto figo al livello del bacino precursor, affrontabile esclusivamente con lo zoomer e ricco di missioni di guida, come inseguire animalacci, superare le iconiche sfide degli anelli e risanare piante infette. Lo zoomer servirà anche per percorrere lunghi percorsi sempre più complessi che separano i vari villaggi, perché alla fine è anche normale che tra un villaggio e l'altro ci siano insidie, tipo la lava, succede, no? Io l'ho sempre visti, i fiumi di lava in campagna. La colonna sonora è probabilmente l'aspetto meno particolare, con musiche un po' anonime, composizioni più che altro ambientali e messe ad offrire un pacifico e morbido sottofondo. Sono caratterizzate da suoni esotici che, nonostante aiutino ad enfatizzare il senso di pace eterea di molti livelli di questo gioco, tendono ad assomigliarsi un po' tutte. Nel complesso nessuna musica riesce a rimanere troppo in mente, tranne quelle dei primi livelli, più ariose e più allegre. La cosa che più mi dispiace è la mancanza di un vero e proprio tema di Jack and Dexter, specie dopo essermi abituato alle musiche spettacolari di Crash. Per concludere, come se potessi mai concludere parlando di Jack, vorrei parlare dell'unica grande debolezza che questo titolo porta con sé. Il gioco presenta molti personaggi e molti misteri che purtroppo non vengono mai approfonditi, lasciandoci con la sensazione di aver lasciato a metà alcune cose. Il segnale che più di tutti fa sentire un forte senso di incompletezza, come se mancasse un pezzo di gioco, è il portale finale. Penso di non dovermi preoccupare troppo di spoilerarvi la fine di un gioco del 2001, ma in questo caso vi risparmierebbe una delusione. Dopo il finale, Jack e tutta Combriccola scoprono un misteriosissimo portale da aprire solo collezionando tutte le batterie del gioco. Quindi, se non le hai già raccolte, devi farti il culo per trovarle tutte. Torni al portale, il portale si apre, esce una luce assurda. Adesso cosa succederà? Ma che cos'è per voi? Per tutti. A me sembra così bello. Fine. Niente. Non lo sapremo mai. I titoli scorrono ed è tutto finito. Nessuno sa quale fosse l'idea originale alla base di questo portale, ma quella che vediamo nel gioco è chiaramente una soluzione frettolosa e buttata lì. Forse parte di un piano più grande, forse tagliato per accelerare lo sviluppo. Quello che resta è un chiaro cliffhanger forzato, un appiglio messo lì a caso, come a dire ok, col prossimo gioco ci inventiamo qualcosa. E così è stato. All'inizio di Jack 2 scopriamo in modo abbastanza sbrigativo che questo portale, il cui design pare anche abbastanza ritoccato, è in realtà un ponte verso il futuro, che trasporta i nostri eroi verso altre avventure in un mondo totalmente nuovo. Ma a causa di una spiegazione piuttosto claudicante, il portale stesso diventa quasi un peso per la trama del nuovo gioco, e sebbene la storia tenti di chiarire la questione del viaggio nel tempo, parecchi buchi di sceneggiatura e incongruenze non lasciano privi di domande e perplessità. Indubbiamente Naughty Dog ha fatto una scelta drastica col secondo episodio, stravolgendo la formula e seguendo una strada completamente diversa dal primo capitolo, che ha però permesso agli sviluppatori di portare la serie su temi più maturi, incrementando la narrazione e la grandezza del gioco. Ma Jack 2 meriterebbe uno zero play a parte, quindi per il momento fermiamoci qua. Purtroppo molti dei misteri e delle meraviglie di Jack and Dexter si perdono in quel maledetto portale, lasciando in sospeso molte domande che non riceveranno mai risposta. Ad esempio, Dexter riuscirà mai a tornare normale? Se l'eco luminosa avrebbe annullato la trasformazione, come intuiamo alla fine del gioco, perché nessuno tira fuori l'argomento in Jack 3, dove l'eco luminosa è finalmente disponibile? Esiste un vero modo in cui Dexter potrebbe tornare come prima? Gli spunti su cui fantasticare e su cui ipotizzare nuove storie e nuovi giochi ci sono, ed è un peccato che ad oggi Naughty Dog non sia mai tornata su questa serie. Sognare non costa nulla e personalmente continuo a immaginare un nuovo Jack che riproponga la formula originale del primo, dove una natura lussureggiante e colorata fa da sfondo a una storia matura e divertente. Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un timido ritorno del platform, ad opera soprattutto di sviluppatori indipendenti e nostalgici interessati a nuove soluzioni di gameplay. E dopo tanti capolavori come Uncharted e The Last of Us, forse a Naughty Dog tornerà il desiderio di creare mondi colorati, cogliendo la palla al balzo di quello che sembra essere un periodo fertile per il platform, realizzando
cercando qualcosa di nuovo in cui tornare a perdersi, qualcosa che parte da Jack e che passa ormai inevitabilmente da quanto abbiamo visto in un certo gioco chiamato Zelda Breath of the Wild. Finalmente ce l'abbiamo fatta, lo Zero Play su Jack è arrivato. Grazie mille per aver guardato fin qua e se non siete iscritti fatelo immediatamente perché vorrei fare molti altri Zero Play insieme ad altri video. Seguitemi su Facebook e su Instagram per restare sempre aggiornati. Io sono Enrico 0DX e ci vediamo sulla Luna!